Let's go! Bentornati, ovetti! Su Pokémon Platino, Savi Occhiali, niente male, Randomizer Nuzlocke! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Pedro barra Jasmine! Sì, lo so, è strana la cosa? Lo so. E abbiamo ottenuto la nostra prima medaglia. Tuttavia, abbiamo perso un compagno. Cara, la Aggron. Già. Abbiamo però guadagnato un Hunchcrow, quindi grazie tecnicamente? È un peccato, a me dispiace perdere Pokémon, non mi ci ero affezionato a Kara. Intanto Ambrosia ha uno strumento, ha un antidoto, grazie. E oggi devo fare una cattura qui dentro, perfetto, inoltre poi andremo Grotto! Nice, andremo anche verso Giardin Fiorito e l'impianto Turbine. E sì, a quanto pare si chiama impianto Turbine e non Turbine. Allora, Grotto è solo erba. Quindi, abbiamo appena preso Spaccaroccia, non dovremmo mandarlo giù con Slider, quindi proviamo a catturarlo, fine. Inoltre devo fare assolutamente rifornimento di Pokéball. Extra rapido! Ok, questo mi ricorda quell'episodio di Diamante e Perla dove Turtwig evoluto di Ash prova ad attaccare come Turtwig, solo che non ci riesce perché è diventato pesante. Vabbè, Spaccaroccia, danno lo fa, cala anche un po' la difesa fisica. Amnesia, ok, va bene, va bene. Avere un tartarugone non mi dispiacerebbe affatto. Abbiamo già Primplup, quindi sì. Però, danno l'ho fatto, non posso più attaccarlo. Amnesia, vabbè, non importa. Allora, oggi vorrei provare a fare abbastanza cose, quindi proviamo a catturare il Pokémon. E vai, Pokéball! Eccoci qua, vediamo un po'. L'ho già detto in passato, i Pokémon starter sono leggermente più complessi da catturare degli altri Pokémon, ok? A quanto pare no, però. Buon per me! Abbiamo catturato Grotto! E devo dargli un nickname. Date il benvenuto a Broccoli! Sì, lo so, sono cespugli, non broccoli, ma non mi interessa. Quindi, c'è uno strumento qui a sinistra, prendiamo lo strumento di sinistra e poi andiamo avanti. Allora, lo strumento in questione è, adesso vedremo, chi altro potevo trovare al posto di Grotto? Grotto, ok, bene. Alternis, mi chiede una cosa. Sì, ci conviene per una battaglia, ma è come hai fatto a fallire Vampata? Adesso è inutile attaccarlo perché non lo manderò mai il KO. Bene, benissimo davvero, vabbè, non importa. Qui c'è Vuoto Tetro. Allora, abbiamo come MT per adesso, Buon Latte, ok, standard, Fendi Spazio e Vuoto Tetro. Ok, ricordo che Vuoto Tetro è incredibilmente OP in questo gioco, quindi averla ci farà solamente del bene. Parlando di bene, spero che tu non abbia Pokémon troppo forti perché devo allenare Alternis, ma non voglio usare troppo Alternis e non voglio farlo perdere, quindi tentar non nuoce, mia cara Jasmine, che manda in campo Cubone. Alternis. Dunque, Cubone potrebbe essere un problema? Nah, terra resiste a fuoco? Segno raggio non lo resiste, quindi vai, segno raggio! Ho per caso già visto l'abilità di Hunchcrow? Fortuna che ti ho colpito. Seriamente, eruzione poteva farmi tanti danni. Mi ha fatto uno, nice. Devo controllare l'abilità di Hunchcrow, che in realtà ho già controllato ma non me la ricordo, quindi però intanto livello 9, buon per noi. Il Pokémon dell'allenatore più forte di questo episodio dovrebbe essere di livello 16 però, quindi mi sa che devo allenare almeno un po' Spaghetti se posso, perché sì. Prossima scelta, Latios. Sei serio? Ok, Latios vuol dire Bora. Vuol dire Slider? Sì, se non lo manco vuol dire Slider. Ok, Slider. Ok, allora, Latios. Perfetto, ovviamente Pokémon leggendari. È di livello 11, sarà più veloce di me? No, Latios evita l'attacco. Usa specchio. No, non si fa così. Mamma mia, che fortuna che l'ho mancato con Bora. Che fortuna che... Ok, è lotta, grazie. Che fortuna che l'ho mancato con Bora. Non l'avrei mandato giù e specchio vero mi devasta.
Mamma mia. Tentenna? Tentenna? No. Ah, mosse fisiche, ciccio. Specchio velo, non credo di doverlo spiegare cosa fa, ma riflette il danno che fate al Pokémon se il danno è speciale. E Bora è speciale. Ergo, mi avrebbe devastato... coso, Slider. Fortuna che non ha colpito con Bora. Quindi sì, grazie. Grazie mille, Jasmine. Intanto qui, Fiammosfera, che non ci serve assolutamente a niente, visto che non ho Pokémon con denti stretti. Allora, l'ho già detto, dovrei usare spaghetti. Quindi usiamo un po' spaghetti. Spero di non aver fatto la scelta giusta. Andiamo, c'è una battaglia in doppio che faremo però dopo esserci curati a Giardin Fiorito, se posso, perché voglio curare i miei Pokémon prima di andare avanti. Zoe, Grumpig. Ok, va bene, Grumpig è un difensore speciale, quindi Deoxys dovrebbe riuscire a fare abbastanza danni. Metal testata, boom. Tentenna, please. Gioco di ruolo, hai appena appreso la mia abilità? Non ti aiuta in questo caso, ciccio. Quindi ciao ciao, bam, ciao Grumpig. Ok, manca un altro Pokémon. Le lotte in doppio sono in realtà quelle che mi spaventano un po' di più, quindi devo cercare di stare un po' attento. Vediamo un po', prossimo Pokémon sarà Shinx. Non ho mosse terra, ho Pokémon che reggo. Ho Pokémon molto deboli all'elettro, in effetti, qui. Alternis, no. Sto ancora pensando in termini... Ah, giusto! I Pokémon non hanno le mosse di quel tipo. Cioè, possono averle, ma non per forza. Quindi non avrebbe senso avere paura di questi Pokémon. Quindi vai Wombo Combo. Inoltre è un pinguino evoluto. Ce la fa. Spero, spero, spero. Allora, Zoe, uomo forte. Andiamo con Fuoco Pugno. Tanto perché mi va. Faccio danno, vero? Sono deciso di natura, eh. Ok, Baldeali. Ok, che vi ho detto, nessuna mossa... quanto mi fa? Era un brutto colpo. Stavo per dire, nessuna mossa elettrica, però Baldeali con brutto colpo fa male da uno Shinx. Anche se è uno Shinx e basta, ma non importa. Level up, livello 12. Allora, che io non possa evitare le gemelline, perché vorrei davvero tanto evitare le gemelline. Quindi proviamoci. Nel frattempo però, onde evitare problemi, Slider, sì, con Bora colpisco entrambi, quindi... Ok, allora, proviamo ad evitare le gemelline. Perfetto. Ora, qua c'è un altro strumento, buon per noi. Cozzata Zen. Beh, Deoxys potrebbe usarla senza nessun problema, aggiungerei, quindi converrebbe. Però prima, curiamoci un attimo i Pokémon. E finalmente, ora, facciamo la nostra... prima vera battaglia in doppio, però da soli, perché Lucinda con Gorebis, beh, ci ha dato una mano, ma non così tanto, ok? Quindi adesso, in before, Pokémon leggendari, un'altra volta. Sarebbe divertente, ok? Vedere tipo Latias adesso. Vabbè, non importa. Lia, Lea, lottiamo. Ed ecco qui il loro team. Trico e Flareon. Ok, ok, pensavo molto peggio. Quindi, vediamo un po'. Cuor deciso. Ce l'ho io, cuor deciso, vabbè. Dunque, uovo bomba su Flareon e Bora su entrambi, vai. Uovo bomba, abbiamo zoom lente, quindi colpisco con più probabilità. Nice. Bora, e ovviamente quello che mi interessa di più, non lo colpisco. Standard, è standard. Devo rilassarmi perché è normalissima questa cosa. Pantano bomba. Oddio, questo può fare qualche danno. Oh, no, 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 no. Abbiamo perso anche Slider. Lo fate apposta. Cioè, va bene. Ho capito, è una Nuzlocke. Questo però mi fa arrabbiare, ok? Perché Slider mi piace come Pokémon, quindi è davvero un gran peccato. Vabbè, proviamo a sconfiggere queste due e andiamo avanti. Slider, vabbè, fortunatamente lo rincontreremo, almeno spero. Copione, no grazie, no grazie, ok, sì. In Animal Crossing almeno si spera, magari lo vedremo su un battello che suona il sabato sera. Vabbè, non importa, cioè in realtà importa un sacco. Vabbè, allora, abbiamo fortunatamente, ho già catturato Pokémon in questo percorso, quindi non importa. Dicevo? Sì.
Abbiamo fortunatamente altri Pokémon da scegliere. Però la cosa mi dà comunque fastidio e basta così. Allora, ho già detto che devo alternare Dynablade e Spaghetti. Anzi, mi conviene mettere Spaghetti perché devo allenarli almeno un po' prima di fare altre cose. Quindi, allora, vediamo un po' che Pokémon ho nel box. Sposta Pokémon. Devo depositare, giusto? Ciao, ciao, Slider. Ma in effetti, un attimo. Potrei rischiare, vi spiego, perché adesso io devo ritirare tra Broccoli, Fugu, ho sbagliato, oppure Wow. Però io potrei anche aspettare la prossima cattura e usare forzatamente il prossimo Pokémon. Ha senso la cosa? Vi spiego, Broccoli lo voglio prendere solo se perdo Primplup. Fugu e Owo solamente per le emergenze. Quindi ditemi se in realtà questa cosa vi va bene. Avrebbe senso perché non ho ancora ritirato un Pokémon dal box. Quindi la cosa ha senso. Vabbè, in ogni caso, Baccarancia. Le bacche sono sempre uguali, ok? Quindi non è che la Baccarancia mi può dare una Master Ball, per esempio. Però, sì, tanto per dirlo, sto prendendo le bacche normalmente. Inoltre, sei tu che mi dai all'annaffiatoio, ok? È decentemente utile, non è incredibilmente utile, ma grazie. Sì, sì, lo so, ok, è vero. Era in terza... Ok, no, pensavo, ah, ok, è in terza gen che ti danno bacche gratis. E invece no, e invece no. Vabbè, allora, qua sopra io ancora non posso fare niente, devo andare all'impianto turbine, quindi andiamo a catturare nuovi Pokémon, ma prima facciamo rifornimento di Pokéball, ok? Dunque, salve, Pokéball, ne posso prendere 10 per avere anche una Premier Ball in omaggio, grazie. E adesso, tu non vendi niente, vero? Oh! Ah, oh sì, oh sì! Sì, 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 sì! La rete ball in realtà è abbastanza utile perché, per chi non lo sapesse, il tipo più comune di Pokémon è il tipo acqua, quindi già. Ok, allora, eccoci qua con altre bacche da prendere. Non posso ancora andare a nord, quindi non posso catturare Pokémon in questo percorso, ma posso andare a destra. Quindi andiamo, bacca pesca, grazie. E tu, mia cara bimba, cerchi tuo padre, vero? Sì? Aiuto allenatore, aiuto, voglio vedere il mio papà, ma è rinchiuso nell'impianto turbine. Che, ripeto, turbine, non turbine, e la cosa mi dà fastidio, anche se la cosa ha senso, ma non importa. Ok, cattura. Usiamo però non Spaghetti, usiamo Alternis. Dovrebbe andare bene, spero. Il rimpiazzo, tra virgolette, di Slider sarà, se riesco a catturarlo, questo Pokémon. Non si può trovare normalmente qui Gastrodon, però non mi dispiace affatto. Gastrodon è un buon Pokémon, quindi cominciamo con minimizzato, perché non voglio essere colpito e sconfitto da un Gastrodon, dato che è di livello 11. Riposo. Con riposo ci metterò un bel po' di tempo a indebolirlo, credo. Se... Non dirmi che ha solo riposo, per favore. Vabbè. Bene, a quanto pare abbiamo un Gastrodon che sonnecchia, nessun problema, però... Cioè, in realtà un problema c'è, ossia, l'ho confuso, bene. Devo catturarlo. Aspetta, ehi, è tipo acqua. Ho fatto bene, benissimo a prendere le cose, le rete ball. Nice, ok, togo. Signoraggio, danno lo faccio, ok. Se non usa riposo un'altra volta, al prossimo turno provo a catturarlo, quindi vai. Signoraggio, danno fallo. Perfetto. Non usare riposo... Ok, benissimo. Faccio un taglio finché non gli abbasso la vita abbastanza, perché sennò davvero sto qui 100 anni. Ok, perfetto, gli ho fatto un brutto colpo prima. Allora, adesso rete ball, vai. È super efficace tecnicamente. Uno è addormentato, quindi l'ho catturato di livello 11. Allora, non ho usato altre mosse se non riposo, perché ovviamente l'abbiamo visto dormire e basta. Sono curiosissimo però di vedere che mosse abbia e quale sia la sua abilità. Il Pokémon Lumacomare, e ti chiamerò, spero che lo spelling sia esatto, benvenuto Escargot, anche se non è quel tipo di lumaca. Vabbè, non importa, vado un attimo a curarmi. Ed eccoci tornati qui all'impianto turbine. Non voglio catturare altri Pokémon, perfetto. Allora, vediamo un attimo, tu hai uno strumento, ossia l'MT-82, ok? Pistolacqua. Ok,
Va bene, quindi forse avrò un Pokémon decentemente normale. Abilità Mielincetta. Ok. E magnitudo, sottomissione, riposo e coma. Escargot. Niente male davvero. Ora non posso più usare Alternis, però voglio provare ad usare Escargot, quindi va bene. Andiamo contro. Oh, aspetta, fermi. Altro strumento. Adesso mi dai pietra focaia. Adesso me la dai. Quando è morto Affrontiamo il Team Galassia. Sì, sì, voglio entrare. Fammi entrare, però prima lottiamo. Wayne, che manda Mawile. Devo cambiare Pokémon perché l'acciaio regge acciaio e Mawile non ha tipo folletto. Vediamo chi posso mandare. Mando Dynablade con calcio salto. Se non lo manco. Ma abbiamo lo zoom lente? Calcio in volo. Ok, non l'ho mancato. Colpito e quasi affondato. Lancia fiamme. Ok, va bene. Ma Wild non ha un attacco speciale così alto, spero. Ok. Calcio in volo, non mancare, perfetto. Ciao ciao Ma Wild. Ora però... Ora però devo tornare a Giardin Fiorito, andare a fare un altro paio di cose. Sì. Però Dynablade almeno sale di livello ed è una cosa molto buona per noi. Allora, abbiamo sconfitto Wayne. Mi sa che tutti quanti i membri del Team Galassia si chiameranno Wayne, ma non importa. Ah, ho la turbin chiave e gli altri miei compagni stanno nei fiori. Cosa divertente? Ho sempre pensato che la frase "i miei compagni stanno nei fiori" intendesse dire il percorso a sud di Giardin Fiorito da piccolo. Oh sì, non chiedetemi il perché, ma l'ho sempre pensato perché ci sono fiori anche qua. Vabbè, scialla, scialla. Non abbiamo taglio, non possiamo fare niente qui. Curiamoci i Pokémon e andiamo a nord di Giardin Fiorito. Eccoci qui. Allora, prima la via era bloccata, adesso non più. Tuttavia, è una battaglia che richiede di fare due battaglie consecutive. Ergo, devo stare... Oh mio Dio, la gola. Chiedo scusa. Oh, devo stare particolarmente attento perché potrei avere qualche problema visto che questa è una Nuzlocke. Vabbè, lottiamo. Almeno mi danno punti esperienza. Un Pokémon e mando in campo Pelipper. Perché Pokémon che resistono il tipo acciaio. Tra tutti i Pokémon che potevi mandare, scegli di mandare in campo proprio lui, Pelipper. Abbiamo Ambrosia con scarica. Inoltre Pelipper è anche abbastanza resistente, quindi speriamo di aver fatto la scelta giusta. Vediamo un po'. Foglia magica. Ho fatto una scelta buonissima. Resisto per 4. Ok, mi fa niente. Discharge. Per 4. E lo mando quasi KO. Ancora foglia magica? Non hai altre mosse? Almeno, forse, non lo so. Vabbè. Comunque Ambrosia lo manda giù. Scarica! Ciao ciao Pelipper. Ah, sono ancora un... Slider! Ok, allora, vi spiego. Voglio controllare. Cioè, non voglio farlo adesso on camera perché la pietra focaia potrebbe servirmi davvero un sacco. Ma vi ricordo che le evoluzioni sono randomizzate. Quindi, io non so chi... sarebbe uscito dall'evoluzione di Slider, ok? Ed è una cosa che mi interessa non sapete quanto, ma se ci avanzano pietre focaie a fine let's play, controllerò l'evoluzione di Slider, ok? Suicune! 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 Ok? Ambrosia sempre? Abbiamo scarica? Wamboko... Sì, Ambrosia, vai! Rientra spaghetti, anzi, lazza spaghetti. Vai Ambrosia e usa Ronzio. Perfetta come cosa, vero? Bene, indovinate un po' chi deve mandare in campo Dynablade. Ma in realtà è meglio così, giusto? Perché Ronzio avrebbe fatto tanto danno a Deoxys. Psicoraggio. Ok, il danno neutro non mi fa niente. Ok, buon per noi. Uovo bomba. Colpisco, stab, fa più danno di calcio in volo. Sì, lo so. Baraonda. Ok, quindi Suicune balla il rock and roll a quanto sembra. Baraonda, bene. Uovo bomba. Perfetto. Almeno do esperienza ai miei Pokémon, così. Dynablade mi sa che è il Pokémon più forte che abbiamo. Quindi devo seriamente tenermela stretta. Uovo. Ora fallisce. Vabbè. È bloccato in Baraonda, quindi va tutto quanto bene. Il danno me lo fa, ma non troppo. Suicune si calma. Uovo bomba finalmente colpisce. Ciao, ciao, Suicune.
prossimo Pokémon, dai. Allora, vediamo un po', qualcuno sale. Ambrosia al 14, bene. Ambrosia vuole cercare di imparare Incanto. Assolutamente no. Ho altre mosse molto meglio di Incanto. Non conviene imparare Incanto. Prossima scelta sarà Rhyhorn. Abbiamo mosse acciaio su Spaghetti. Abbiamo su... Sì, sì. Vai, Lazza Spaghetti. Ah, in effetti vi avevo detto che avrei chiamato Dynablade non tanto Dynablade quanto... Quindi, sì. Rimpiazzate ogni volta che ho detto Dynablade con... Vabbè, protezione? Va bene, allunghiamo di un po' l'episodio, nessun problema. Si protegge, benissimo. Vuoi spammare protezione, eh? Spero tanto di no, mio caro Rhyhorn. Perché sei stato mandato giù. Gne, gne, gne. Quanta esperienza? Tanta esperienza. Quasi salgo di livello. Voglio una promozione. Guarda, avevi un Suicune. Non puoi lamentarti dei Pokémon che avevi, ok? Vabbè, mi dai il miele? Ok, il miele alla fine non ci serve più di tanto. Potrei anche non prenderlo perché si compra. Però, sì, è profumino. È vero che io... ci sto pensando perché... Vi spiego, io potrei spammare... spalmare, grazie, del miele qui, ok? Se spalmassi del miele là sopra... Potrebbe arrivare un Pokémon e sarebbe un'altra cattura. Quindi nel prossimo episodio, se è spawnato un Pokémon, andremo lì a controllare. Intanto vado a curare i miei Pokémon. E adesso possiamo finalmente andare verso la parte principale di questo video, ossia l'impianto turbine. C'è qualcosa qua sotto? No, perfetto. Allora, eccoci qui, impianto turbine. Entriamo dentro l'impianto turbine e vediamo un po' che Pokémon hanno gli altri membri del Team Galassia, visto che c'è un comandante da affrontare qui. Inoltre ci sono anche altri membri, quindi affrontiamoli e basta. Allora, quello non è affrontabile, ma tu sì, quindi lottiamo. Ehi, non sono qui per divertirmi, sto lavorando. Buon per te, ciccio. Spero che la tua paga sia abbastanza alta, visto che ti hanno dato come Pokémon un Houndtail. Beh, allora, ribadisco, Pokémon che resistono a mosse di tipo acciaio. Inoltre a prepotenza, che ha molto senso su un Houndtail, ma non importa. Allora, allora vi spiego, l'unico motivo per cui sto continuando ad usare Poka e Spaghetti è che voglio avere Pokémon di livello decentemente alto per quando lotto contro Martes. Ok? Perché lei dovrebbe avere un Pokémon di livello 16 e se è un Pokémon leggendario è un grosso problema per me. Uovo bomba, perfetto, esplodi. Houndtail non è così resistente. Lancia fiamme, che esce perfettamente dalla sua bocca, quindi buon per lui. Non fare bruttico. Ok, ok, perfetto. Zoom lente sta dando una mano in maniera incredibile a Dynablade, eh? E non è uno scherzo. Intanto Spaghetti sale finalmente al 14. Impara qualcosa. Impara fin di spazio. Oddio, impara cozza da Zen. Se sì, glielo insegno senza nessun problema, visto che... Quale miglior Pokémon per usare cozza da Zen che coso? E per coso intendo Deoxys. La impari, mio caro? Non la impara. Ovviamente non la impara. Qualcuno impara vuoto tetro, invece? Dynablade lo impara, ma no, grazie. Che precisione ha? Ok, 80. Allora, per adesso no. Dunque, voglio usare un po' Alternis. Ed, anzi, no, usiamo Escargot. Ok, mi va di usare Escargot. Tentar non nuoce, abbiamo tanto riposo. Al massimo va KO Escargot, la cosa mi darebbe fastidio, ma va bene lo stesso. Ripeto, se non mi affeziono al Pokémon, la cosa non mi dà problemi, ok? A Slider ero più affezionato rispetto a Hippodown. Vabbè, Hippodown comunque. Rispetto a Slider, quindi... No, aspetta, a Slider ero più affezionato rispetto a Coso. E per Coso intendo Kara. Allora, Terra e Stab? Ma sei un copione. Sei seriamente un copione. Magnitudo 8. Danno lo faccio. Per niente. Beh, Alternis. Se usa mosse terra sto davvero fresco. Honchcrow. E usa zuffa, ovviamente. Ovviamente, ovviamente. Ma io perché? Io perché esisto? Ok, almeno non mi ha mandato giù. Ma dai. Ma dai. Sei serio che usi zuffa? Ok, adesso mando un Pokémon che regge sia zuffa che...
ira funesta. La mia è l'ira funesta. Fortuna che hai difese abbassate. Gelo denti. Crunch. Ok. Va bene. Congela. Cresce l'ira di Podon. Non sa che continuerà a crescere e la cosa potrebbe darmi qualche problema? Ah, non tanto. È ira. Non è così problematica come cosa. Il prossimo Pokémon potrebbe però essere fastidioso, quindi vediamo un po'. Intanto vi ricordo che Alternis non sale di livello. Vabbè, scialla, scialla, sono calmo. Meryl, abbiamo scarica. Sì, dovrebbe bastare contro un Meryl. Meryl, Meryl. No, ho sbagliato. Ho fatto bene lo stesso. Ok, ho recuperato un PS. Mazzullegno, guarda, usa quante volte vuoi Mazzullegno. Mi hai fatto un PS. Usa quante volte vuoi Mazzullegno, basta che non è mal comune, sto a posto. Discharge. E quasi KO Meryl. Finalmente paralizzo qualcuno con scarica e non rimane neanche paralizzato. E mi usa rispetto, facendomi perdere un bel po' di PP. Vabbè, ho ancora 10 PP, bastano, tanto ora andremo a curarci senza nessun problema. Quindi Meryl, ciao. Adesso Martes comincia... Ah, non si chiama Martes, vabbè. Comunque Martes dovrebbe cominciare con il Pokémon non più forte che ha. Quindi vado a curarmi, ci vediamo direttamente qua. E tramite la magia dell'editing, eccoci tornati qui con i Pokémon, stavolta curati. Allora, voglio cominciare con Dynablade. Meglio non sottovalutare i Pokémon avversari. Spero di non dover sacrificare qualcuno. Sto guardando te, Escargot. Va bene, andiamo contro Martes, uno dei tre comandanti, dei quattro comandanti del Team Galassia. Tanto per dire, la gente pensa che Martes sia la madre di Pedro. Se non sbaglio, Martes non è così più vecchia di Pedro, quindi non credo lo sia. In ogni caso, lottiamo. Ha un Gallade! Ha un Gallade! Ok, ha un Gallade. Va bene, Dynablade, uovo bomba, colpisci per favore, notte sferza. Ok, questo può fare male per il brutto colpo che mi ha appena fatto. Luce lunare, ce l'ho apposta. Ok, heal. Se devo usarlo due volte lo uso, ho 5 punti potenza e non ho paura di usarli. Allora, mi curo, perfetto, notte sferza ancora. Bene. Quindi ho fatto benissimo a non cominciare con Deoxys, soprattutto quello. Luce lunare, ok, adesso. Se non mi fa brutto colpo, posso usare un'altra volta uovo bomba, provare a colpire Gallade, magari riuscire a non perdere. Allora, assorbi... Hai anche una mossa lotta che ti cura. Sei serio? Mi fa anche più danno di... Uovo bomba, grazie. Quanto danno faccio? Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' quanto recupera, perché potrei rischiare un po'. Ok, dovrei farcela se non lo manco. Ok, ce l'ho fatta. Ciao ciao Gallade, fuori uno. Manca l'altro Pokémon che ha, che dovrebbe essere il più forte Pokémon che ha, tecnicamente, quindi di livello 16. Vabbè, grazie dell'esperienza Gallade. Livello 16 per Dynablade nel frattempo. Dai, dai, che Pokémon è? Clamperl, ok. Se non ha mosse ghiaccio dovrebbe essere abbastanza easy. A questo punto mi conviene mandare in campo Escargot, solamente perché voglio allenarlo un po'. Allenarlo, è maschio. Escargot. Nota bene, broccoli, spaghetti, lumache, non lo so, è una cena di... Non lo so, magnitudo 7. Quanto danno fa? Niente. Vita al tiro. Ok, va bene. Non dovrebbe farmi troppo danno. Oh mio Dio. Rimangio quello che ho detto. Vai Ambrosia. Escargot, tu resti nelle retrovie almeno per un po'. Ambrosia. Vita al tiro, mi spiace. Non ti ho colpito, non mi fai niente. Sono in parte volante. Esatto. Allora, scarica, basta. Discharge. Ora, c'è un piccolo problemino. Io vorrei davvero tanto paralizza. Ah, è un abbaccacedro? Mi sa che... Ok, abbaccarancia. Mi sa che hanno conservato gli strumenti che avevano nel gioco standard. Vabbè. Dragofuria! Stavo provando a dire. Volevo in effetti andare in realtà ad allenare, tra virgolette, i miei Pokémon nell'erba alta.
Questa è una cosa che in realtà io vi ho già chiesto nello scorso episodio, solo che non ho ancora visto i commenti, quindi per adesso non lo faccio. Però spero tanto di farlo, se mi date il permesso di farlo. Anche per portare i Pokémon, non dico al 24, ok? Giusto per raggiungere gli altri. Dragofuria? Ok, perfetto. Mi ha inabilitato scarica. Raggio scossa. È bellissima, una perla che ci spara un raggio elettrico strano che gli potenzia l'attacco speciale, ok. Allora, termina l'effetto di inibitore, quindi scarica. E boom! Abbiamo sconfitto Martes. È super efficace. Ok, Ambrosia non sale? No, Ambrosia sale, perfetto. Escargot anche sale al livello 12. Devo usare un po' di più Alternese, sì, lo so. Ma non può essere, ho perso? Tu, non ho letto il resto. Ops, non ce l'ho fatta. E adesso, Plutinio, oh cielo. E perdere così con un allenatore poppante. Ma non importa, abbiamo raccolto tutta l'energia che ci serviva. Ora potremo compiere qualcosa di assolutamente incredibile. D'altronde, io sono Plutinio. La mia genialità è riconosciuta dal capo in persona. Bene, Martes, è ora di andare. Ok, basta, non mi va più di fare la voce di Plutinio. Ho mal di gola. Siamo a circa mezz'oretta di episodio, quindi la cosa ha senso. E il Pokémon che si trova davanti all'impianto turbine il venerdì, ossia Drifloon, conta come Pokémon dell'impianto turbine. Quindi comunque non posso fare una cattura extra. Va bene, grazie mille. Il Pokémon pallone appunto potrebbe tornare, ma in realtà sappiamo che non è il Pokémon pallone. Oggi sto registrando ed è lunedì, in ogni caso non dovrebbe esserci nessun Pokémon qui. Però c'è Bellocchio, ok. Sì, c'era Bellocchio. Sì, li ho messi in fuga. Entra pure a dare un'occhiata. E sì, ho fatto un taglio per 5 secondi, ma non importa. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Platino Randomizer Nuzlocke. Oh mio Dio, devo superare il bosco? Oh, ci metterò un bel po' di tempo, vabbè. See you next time, baby.